Ciao ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi, come vedete, la postazione è completamente diversa rispetto al solito. Sono in sala da pranzo, ma si può ben intuire dallo sfondo alle mie spalle. Mi spiace se nella TV ci sono riflesse le luci dei softbox, ma le ho accese. Di solito non le utilizzo quasi mai, mai ormai, però le ho accese perché era un po' buio il video, quindi perdonatemi per il riflesso in TV, ma non posso smontare la TV per fare il video. Comunque, sono qui oggi per fare merenda insieme a voi. Mi è venuta questa idea, avevo voglia di fare merenda oggi in compagnia, quindi ho detto perché non registrare un video. Qui davanti a me sul tavolo cosa ho preparato? Un bel bicchiere di spremuta d'arancia fatta in casa, non vedo l'ora di berla. E poi una fetta di torta al cioccolato. Avrei voglia anche di un tè al limone caldo, però vediamo se a fine video avrò ancora voglia, vado a farlo e poi lo vediamo insieme. Questa torta l'ho fatta ieri e adesso vi faccio vedere cosa è rimasto. L'ho fatta ieri nel pomeriggio, è una torta semplice al cioccolato, tra l'altro ho registrato anche la ricetta, che sicuramente è già uscita in uno dei vlog, ve lo metto qui nelle schede. Questo è ciò che rimane, quindi una fetta misera qui e una fetta qui nel mio piatto. Questa la lascio per Ste, se vuole mangiarla più tardi, lui per merenda, oppure stasera dopo cena, ce la siamo pappata tutta. È risultata, ci è uscita molto molto sottile, non so se si nota, ma penso di sì. Molto sottile perché la nostra tortiera è molto grande, ne abbiamo solo una, ma ve l'ho già detto nel vlog. Comunque, prima di partire con il video vero e proprio, tra l'altro su Instagram vi ho chiesto di farmi delle domande, quindi adesso vado a vedere le domande che mi avete fatto e rispondo anche a qualcheduna di queste. Non risponderò a tutte perché in realtà questo non è un vero e proprio video ask, ma è semplicemente un video dove ci teniamo compagnia e facciamo merenda insieme. Quindi stoppate il video, andate nella vostra cucina, prendete, non so, le patatine, i popcorn, se avete fatto una torta, prendete una fetta di torta, fatevi un tè caldo, una cioccolata calda, quello che volete, tornate davanti al computer, al telefono, fate ripartire il video e facciamo merenda insieme. Vi va? Spero di sì, se è così spolliciate questo video. Iniziamo! Allora, prima di assaggiare la torta, che tra l'altro ho anche molta fame adesso perché sono le 4, quindi le 4 è proprio l'orario della merenda, un classico. Vediamo un po' che domande mi avete fatto. Quindi andiamo a recuperare la storia. Le guardo un attimo, poi scelgo le domande a cui rispondere. Partiamo da questa. Sono tutte molto simili tra di loro in realtà. Mi chiedete di Ste, mi chiedete della convivenza, mi chiedete dove lavoro, qualcosa dedicato alla casa. Ok, allora leggo questa domanda. Com'è cambiata la tua vita da prima della convivenza ad ora? PS, sei bellissima. Grazie mille, Simona. Un bacione. Allora, com'è cambiata la mia vita? In realtà non è cambiata, se non migliorata sicuramente. Adesso, cioè inizialmente dovete sapere che quando abbiamo deciso di andare a vivere insieme, ero sì contenta, però stavo benissimo anche a casa con i miei genitori. So che non tutte le persone stanno bene a casa con i genitori, hanno bisogno di libertà e quindi tanti vanno via di casa, anche molto giovani. Io stavo benissimo, io e anche lui, in realtà tutti e due. Nel frattempo bevo un po' di spremuta. Tra l'altro non vi ho detto perché mi è venuta in mente l'idea di questo video, perché io dovete sapere, guardo tantissimi, davvero tantissimi video di questo genere, video parlati tranquillamente come sto facendo io, ma guardo anche tanti video ASMR dove si mangia, una cosa che non a tutti piace, a me fa rilassare tanto, li metto sempre in sottofondo quando edito i video, i video in ASMR generale sto parlando, mentre invece quando guardo i video ASMR dove si sta mangiando,
Allora, in quel caso, molto spesso vengo proprio rapita dal video e guardo proprio l'altra persona mangiare, nello stesso tempo mangio anch'io. Però è una cosa che deve piacere in realtà il suono della masticazione. Comunque, a parte questo, ecco perché ho deciso di fare questo video dove mangiamo insieme, una specie di mukbang alla fine. Comunque, tornando a noi, dicevo, stavo molto bene, anche lui stava molto bene a casa, quindi sì, c'era la voglia, perché comunque siamo insieme da tanti, tanti anni, ormai sono tipo 8 anni, però allo stesso tempo stavamo molto bene anche a casa con i nostri genitori. Non siamo, diciamo, scappati da casa per stare meglio. Ma siamo andati a vivere insieme perché comunque dopo tanti anni avevamo la fortuna di avere la casa che poi abbiamo finito, completato 2 anni fa e siamo venuti qui. Va benissimo, stiamo benissimo. Ogni tanto ovviamente ci sono dei litigi, ma come è ovvio che sia, cioè in tutte le coppie ci sono, però poi si risolve sempre tutto. Stiamo davvero molto molto bene. Adesso ci sono anche le cagnoline che ci fanno compagnia. Ormai Gioia è 2 anni che è con noi, 2 anni e mezzo. Mocha da pochi mesi, 2 mesi, sì, 2 mesi e mezzo anche lei. E siamo contenti di aver fatto questa scelta. E sono anche contenta di averla fatta a quest'età, cioè non troppo giovane. E d'altro canto sono anche contenta di non aver aspettato troppo a lungo, quindi credo di aver azzeccato il momento esatto per andare a vivere insieme. In realtà abbiamo semplicemente poi aspettato che lui finisse gli studi e che avesse un lavoro. Poi, prima di rispondere alla prossima domanda, mangio una fetta di torta. Mamma mia. È buonissima. Una torta al cioccolato, uova, un cucchiaio di farina, facile da fare e veramente squisita. Diciamo che mi piace proprio la consistenza che lascia in bocca. Poi passiamo alla prossima domanda. Come stai vivendo questa situazione? Allora, come avete notato, non ne parlo troppo, cioè evito di parlare di questo sui social perché comunque vi dico ogni volta che apro delle stories o che apro comunque i social in generale, c'è sempre, sempre, sempre qualcuno che parla di questo. È giusto parlarne, assolutamente, perché è una cosa che sta accadendo nel nostro paese, quindi è giusto così. Però dopo un po' mi stufa, preferisco svagarmi e pensare ad altro. Quindi io la sto vivendo abbastanza serena e tranquilla. Mi sono fatta prendere un po' dall'ansia i primi giorni, poi a volte quando magari la sera sono a letto e vado a leggere un po' di notizie, mi viene ancora l'ansia, mi torna, perché comunque la situazione è molto tragica, tante persone stanno male, tante persone sono venute a mancare a causa di questo virus e quindi mi viene proprio l'ansia quando guardo queste cose. Infatti, ste ogni volta mi dice: smettila di guardare queste cose, di leggere questi articoli. Per il resto, comunque, in casa mia sto benissimo e questa è la cosa che più riesco ad affrontare bene, diciamo, questa situazione di quarantena in casa, anche perché in sostanza io a casa sto proprio bene. Non ho la necessità, non sento la necessità di uscire, di andare al bar a farmi un aperitivo o di andare a fare shopping o che ne so, andare al lago. Sto proprio bene qui, quindi questo credo sia un grandissimo aiuto. Poi ho voi, perché comunque registro i video quasi tutti i giorni e quindi mi tenete e vi tengo compagnia, ci cioè teniamo compagnia quotidianamente, praticamente un po' qui e un po' sulle stories. Nel frattempo mangio. E quindi chiudo dicendo che sono abbastanza tranquilla. Ho notato adesso che avevo preparato la cannuccia, questa così carina bianca con le stelline oro e che poi non stavo utilizzando. Comunque fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa state mangiando mentre guardate questo video.
Passiamo alla prossima domanda. Quali prodotti usi per le unghie? Ho fatto una stories ieri, no, l'altro giorno, Ste stava giocando alla Play, io mi sono dedicata a me stessa e mi sono fatta il gel alle mani. Ormai è un annetto che lo faccio in casa, semplicemente perché trovavo noioso ogni volta prendere l'appuntamento per andare dall'estetista una volta a settimana, una volta al mese per farmi il gel. Mi sono stufata, quindi ho detto mi arrangio, me le faccio da sola. Ho comprato il kit su Amazon. Io il kit, scusate, ho preso la lampada, il fornettino dove si mettono le mani su Amazon. Vi lascio il link della lampada che utilizzo qui sotto nell'info box. E mentre i prodotti veri e propri, quindi i gel, li acquisto sul sito di Passione Unghie, anche il sito ve lo lascio qui sotto in info box. Mi arrangio, non sono bravissima, non sono perfette, ho un po' di colori, quindi li vado ad alternare. Però diciamo che mi arrangio, quindi anche se non sono come quelle dell'estetista, perché comunque la differenza un po' la vedo, cioè non hanno la forma proprio perfetta, però va bene così, risparmio soldi e tempo, perché io non sopporto ogni volta prendere gli appuntamenti e quindi andare. Poi, vediamo un po'. Ciao, come mai nel ripostiglio non hai fatto la lavanderia così da essere più pratica? Il ripostiglio, quello accanto alla cucina, semplicemente perché la lavanderia c'era già ed era appunto in garage. Quando è stata costruita la casa, si era già pensato, cioè si era pensato di fare una lavanderia che è stata proprio messa in garage, quindi molto più grande, comoda comunque perché c'era già l'impianto per mettere la lavatrice e l'asciugatrice, quindi ne abbiamo approfittato, l'abbiamo messa lì. Il ripostiglio mi viene comodissimo per fare la raccolta differenziata e poi mi piace così, non troppo pieno. L'idea di avere accanto alla cucina la lavatrice, le cose da lavare, sinceramente non mi piace molto. Mangio ancora la torta intanto che cerco la domanda. Che tipo di tende hai a casa? Dovrò scegliere la breve e non so su che tipologia andare. In casa ho tutte tende a rullo, in tutte le stanze e sul soppalco. Abbiamo acquistato le tende a rullo di Leroy Merlin, se le riesco a recuperare sul sito vi lascio il link qui sotto nell'info box. Parlo e poi mi dimentico che sto facendo merenda. Quindi recupero. Comunque questa spremuta è buonissima. Ancora un pezzettino di torta, poi rispondo alla domanda. Mentre qui, adesso voi non la vedete, però qui c'è la finestra, il finestrone grande che si affaccia in giardino. Questa tenda che è fuori standard, cioè la misura della finestra non è una classica, cioè non ha le misure classiche di una finestra normale, ma è molto più grande, essendo un finestrone, quindi abbiamo dovuto farla su misura sia per questa zona che per la cucina. E le abbiamo fatte, abbiamo scelto le tende di scaglioni, sono delle tende filtranti, quindi entra la luce. E da fuori non ci vedono, che sia giorno, che sia sera, con le luci accese, da fuori non ci vede nessuno, però allo stesso tempo neanche noi vediamo fuori se la tenda è giù. A differenza di quelle di Leroy Merlin, che di giorno riusciamo comunque a vedere fuori, queste sono più coprenti e quindi se vogliamo vedere in giardino dobbiamo alzare la tenda perché altrimenti entra la luce, però non vediamo nient'altro. Rispondo ancora a due domande e poi chiudiamo il video. Non voglio che diventi lunghissimo. Quando il tuo canale crescerà, farai di nuovo, farai di YouTube il tuo lavoro? Diciamo che ormai YouTube lo considero già un lavoro. Quindi sicuramente non penso di lasciare l'altro lavoro che faccio, il lavoro che ho sempre fatto prima di iniziare questo percorso, ovvero lavoro in una gioielleria, in un centro commerciale. Non penso di lasciare quel lavoro perché comunque mi piace stare in mezzo alla gente. E poi faccio part-time, quindi faccio comunque 20 ore a settimana, non è impegnativo come un lavoro full time e poi lo faccio volentieri, quindi non penso di lasciare il lavoro di commessa per fare solo ed esclusivamente
il lavoro qui su YouTube, anche se ormai, ve lo dico sinceramente, è diventato anche questo un lavoro a tutti gli effetti per me. Adesso leggo l'ultima domanda e poi finisco la torta. Se anche voi amate le torte al cioccolato, la cosa bella di questa torta è che essendoci poca farina resta molto molto morbida, è una torta tenerina, mi verrebbe da dire, perché l'impasto è molto molto tenero e questa cosa mi piace davvero tanto, perché non stufa. Anche a mangiare due tre fette io le mangerei tranquillamente, ma è meglio non esagerare per la linea. E mangio ancora un pezzettino di torta, poi quello che è rimasto è questo. Voglio provare a fare una cosa, un secondo. Ho fatto una piccola prova ASMR, non so se la inserirò nel video, volevo provare, in caso la rivedrò soltanto io, però ero curiosa di vedere, di sentire la mia voce sussurrando, insomma, di risentirmi in ASMR, quindi ho fatto questa clip, forse l'avrete vista, forse no, chi lo sa. Finito la mia torta, ho finito la mia spremuta, ho la pancia bella piena, sono a posto, quindi il tè caldo non me lo faccio perché sono a posto così. Spero che questa merenda in compagnia vi sia stata appunto di compagnia. Se è stato così, spolliciati, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Vi mando un grandissimo bacione, teniamo duro. Teniamo duro in queste settimane che poi tutto tornerà alla normalità e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!